Benvenuti a questa presentazione. Questa presentazione che vuole essere un omaggio a Juliette Gréco, che è venuta a mancare quest'anno a settembre, a 93 anni, dopo una vita veramente piena, piena, molto intensa, ricca di incontri interessanti e di grande generosità. Juliette Gréco, come la potete vedere qua, in questa foto del 47, scattata dal famoso fotografo Robert Doisneau, è stata molto innovativa nel suo modo di essere anche. La vedete in pantaloni e cappotto maschile. Vedremo che questa moda che lei fondamentalmente lancia è dettata più dalla necessità che dal desiderio di avere proprio questo stile. Lo vedremo analizzando e ripercorrendo un po' la sua vita. Juliette Gréco nasce nel 1927 a Montpellier da Gérard Gréco, poliziotto di origine corsa, e la madre invece, diciamo, ragazza della borghesia francese, figlia di un architetto e di una ricca signora della borghesia di Bordeaux. Si conoscono a Parigi, dove la madre era andata a studiare belle arti, lasciando la famiglia d'origine, cosa particolare, piuttosto strana all'epoca. Juliette, così si chiamava anche la madre, non hanno avuto molta fantasia nei nomi, si sposa con Gréco, il poliziotto di origine corsa, ha due figlie, Charlotte e Juliette, resta con Gréco qualche anno, poi si separa e così torna a vivere dai genitori nella grande casa che avevano nei pressi di Bordeaux e rimane qualche tempo, poi ritorna a Parigi per seguire i propri interessi nel settore, nel campo dell'arte e lascia le figlie a vivere con i nonni. È un periodo felice per le bambine, hanno molto affetto dai nonni, soprattutto dal nonno, con il quale Giulietta ha un bellissimo rapporto, lo ricordo come un nonno molto dolce. Non dice e non parla allo stesso modo della madre, madre piuttosto rigida, inaffettiva, con la quale Giulietta non ha avuto un buon ricordo. Parla di lei come una donna molto in gamba, molto innovativa, libera e molto coraggiosa, ma non come una buona madre. Juliette fa i primi studi a Bordeaux, vicino a Bordeaux, nella casa dei nonni. Quando i nonni muoiono, la madre riporta le bambine a Parigi. A Parigi la madre Juliette frequenta un ambiente di artisti, di critici d'arte, come per esempio Elia Faure, un grande amico della madre, che avranno influenza nella crescita e nella formazione di Juliette. La madre va a vivere con le bambine, con un'amica che ha altre due figlie in campagna. Qui loro frequentano la scuola, siamo ai loro primi anni di liceo, di scuola superiore. Juliette non è sicuramente la classica allieva modello, ribelle, poco interessata, è sempre stata anche da una bambina decisamente silenziosa, un po' introversa, solitaria e poco interessata alla scuola. Qui invece trova una professoressa che la sa coinvolgere, le fa fare anche le prime piccole esperienze di teatro e con la quale ha un buon rapporto. Anche la madre la conosce e resterà una figura importante per Juliette perché la madre, che fa parte della resistenza a un certo punto, ospitando in questa casa di campagna fuggiaschi e persone che si nascondevano dai nazisti, a un certo punto viene arrestata con la sorella, anche Juliette viene arrestata, ma rilasciata dopo pochi mesi, dopo mi pare un mese. Juliette è sola a questo punto, ha 16 anni e dopo aver avuto momenti in carcere pesanti, soprattutto
soprattutto la perquisizione molto pesante che l'hanno fatto, che resterà uno shock veramente nella sua vita, esce sola, cerca questa professoressa che abita nella zona di Saint-Germain-des-Prés. E la professoressa invita a vivere in una pensione per ragazzi, dove ci sono molti ragazzi suoi coetanei. Giulietta ha una piccola, può usufruire di una piccola rendita che la mamma le ha messo a disposizione, ma vive decisamente di stenti, non ha possibilità economiche. Questo la porta a condividere e a usufruire di abiti degli altri ospiti maschi della pensione. Questo è il motivo per cui la si vede in pantaloni, così, cappotto da ragazzo, e in pratica lancia una moda dettata dalle necessità, non tanto dal desiderio di uno stile particolare. Siamo appunto nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés. Molto importante, che sarà molto importante per la formazione di Juliette, che inizia a frequentare i caffè del quartiere. I caffè sono luoghi di incontro, come il Café Flore, per esempio, luoghi di incontro di artisti, intellettuali. Ricordiamo tutti Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, che lavoravano al Café Flore. Tanti lavoravano, scrittori, nei caffè, un po' per avere uno scambio, discutere, erano un po' insomma come gli abdi adesso, no? Un po' perché negli appartamenti, nelle case piccole, faceva anche freddo, il caffè era un luogo piuttosto caldo rispetto alle proprie abitazioni, dove era confortevole ritrovarsi. È qui che Juliette incontra il filosofo Sartre, Merleau-Ponty, artisti, poeti, Queneau, poi più avanti Boris Vian, e entra nel loro giro, diciamo, in quel mondo di vita esistenzialista. Li chiamavano appunto gli esistenzialisti. Gruppo di intellettuali che ha molto influenzato l'epoca e l'epoca successiva. Juliette Gréco qui incontra anche amici che poi la convinceranno a cantare. Il primo momento di celebrità lo ha però facendo teatro, in una pièce che ha avuto abbastanza successo. Lei voleva in realtà diventare attrice. Inizia a cantare così un po' quasi per volontà degli altri, soprattutto di un'amica, Anne-Marie Casalì, che la convince a cantare, ne parla con Sartre, il quale la sprona e anzi l'aiuta, la invita da lui e le mette a disposizione un po' di libri di poesie, perché Juliette non voleva cantare canzoncine così, aveva bisogno di cantare altre cose. Con Sartre trovano qualche canzone che Giulietta ama e che decide di interpretare. Una di Queneau e una, per esempio, dello stesso Sartre. Ecco un'immagine, scusate, un po' sfocata, anzi decisamente sfocata, di Simone de Beauvoir, Sartre. Questa potrebbe essere Juliette Gréco. Al Café Flore si incontrano in un momento di relax, un caffè, e come dicevo, Sartre la sprona a cantare e le suggerisce un paio di canzoni che Gréco viene a, ecco, un'immagine di Juliette Gréco come proprio icona di quei momenti. Poi ne parleremo del suo aspetto fisico e di come ha influenzato le ragazze dell'epoca. Questo è un altro momento di cui vi parlerò poi. Ritorniamo alle prime canzoni di Juliette Gréco. Una delle prime proprio è La Rue des Blancs-Manteaux, scritta da Sartre stesso e messa in musica da Joseph Cosmo,
un compositore famoso all'epoca che Sartre fa conoscere a Greco. Questa è una canzone scritta da lui, scritta da Sartre per la sua pièce Huis Clos, che non ebbe come canzone successo. Sarà poi la Greco a farla conoscere. È una canzone provocatoria in cui Sartre si immagina che di portare alla ghigliottina generali, vescovi, ammiragli, insomma, tutti personaggi di potere. Siamo al dopoguerra. Un'altra canzone che Juliette Gréco canterà tra le prime è proprio Si tu t'imagines, una canzone scritta da, cioè una canzone, era una poesia scritta da Queneau dopo essere stato lasciato da una sua da un suo amore, da un amore che è una di quelle canzoni in cui inserisce la X, è una, sapete, che no, poi dopo il suo allievo Perec hanno questa caratteristica di giocare con le lettere. Che no, appunto, scrive questi versi, sempre Gaumont mettono in musica e Juliette Gréco le canterà nelle sue prime esibizioni al caffè. Nel locale, perché non era un caffè, questo era un locale notturno, Le Boeuf sur le Toit, nel 49. Facciamo un piccolo passo indietro. Greco frequenta di giorno Café Flore insieme agli altri artisti intellettuali. La sera essenzialmente dei locali notturni dove si fa musica, jazz, si balla, piccole pièce e uno di questi è il famoso Tabù che viene proprio scoperto da lei, cioè lo spazio viene scoperto da lei. Le prime canzoni però come Si tu t'imagines e la Rue de Montblanc le canta nel locale Le Boeuf sur le Toit, sempre nei dintorni, che è stato poi così aperto e scoperto dopo, precedentemente aveva un altro nome. Giulietta ha un'accoglienza buona. Sartre dice che lei fondamentalmente ha nella sua voce già tantissime poesie, potrebbe cantare di tutto. Sartre ama moltissimo la sua voce, una voce molto calda, profonda, poi la sentiremo. Questo è il primo momento di Juliette come interprete dei poeti. Questa immagine ci porta a uno dei primi e grandi amori di Juliette Gréco. Lei ha già cantato, iniziato la sua carriera di cantante al Le Boeuf sur le Toit e qui incontra, teniamoci bene, siamo nel 49, jazz che inizia ad arrivare in Francia, in Europa, soprattutto Francia e Germania, che viene conosciuto e amato molto. Questo è Miles Davis, che incontra, conosce Juliette in quell'anno, proprio nel 49, durante una tournée con altri famosi jazzisti in Francia, si innamorano molto follemente, restano fondamentalmente insieme poche settimane, poi Miles deve ritornare negli Stati Uniti e consiglia a Juliette, non la vuole portare con sé perché negli Stati Uniti il razzismo è ancora fortissimo e chi frequenta una donna bianca che frequenta un nero viene considerata una prostituta. Miles non vuole mettere Juliette in questa condizione. Si ritroveranno poi nella vita in altri momenti. Juliette non si rende conto, lei racconta che non si era. Lei non si rendeva conto che fosse nero, si è resa conto che fosse nero negli Stati Uniti quando si è scontrata con il forte razzismo negli Stati Uniti di quegli anni.
Miles invece in Francia vive dei momenti di grossa libertà, può frequentare Giulietta in pubblico, prenderla per mano senza avere problemi, cosa che non ha mai potuto fare in quegli anni in America. Questo è per farvi un po' entrare nell'atmosfera di quegli anni. Ecco, ora vorrei farvi ascoltare qualche nota della prima canzone, See to Imagine, che interpreta Juliette Gréco. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, xa va, xa va, va durer toujours la saison, baisa la saison, baisa, saison des amours, ce que tu te gouves, fillette, fillette, ce que tu te gouves. Si tu crois petite, si tu crois un peu. Ecco, concludo con questo primo piano di Gréco molto espressivo. Ecco, immaginate appunto questa donna, questo suo modo di essere, capelli lunghi, non tutti portavano i capelli lunghi lunghi all'epoca sulle spalle. Questo modo di truccarsi, questa linea nera che ricorda le donne egiziane, molto di questo suo modo di essere ha influenzato poi le ragazze dell'epoca. Anche poi taglierà i capelli dopo un po' questo suo il caschetto che porta negli anni successivi. Gréco interpreta queste canzoni, non vuole essere autrice. Lei racconta di sé e parla di sé proprio come interprete e ci dice che lei è là per servire. Je suis là pour servir. Je suis interprète. Dans tout ce que je chante et dans ma vie, je suis là quelque part. Les mots, c'est très grave pour moi. Je ne peux pas mettre dans ma bouche des mots qui ne me plaisent pas. Dice appunto che in tutto quello che lei canta c'è parte della sua vita. Le parole sono molto importanti per lei e non può mettersi in bocca parole che non le piacciono. Questo è essenziale nella vita e nel lavoro e nella carriera di Juliette Gréco. Lei è un'interprete, ha interpretato appunto poesie che sono diventate canzoni di poeti, interpreterà canzoni scritte da altri e messe in musica da altri. Raramente pochi sono gli esempi di canzoni scritte da lei. Ora vi faccio sentire la canzone scritta da Sartre, Les rues de Blancmanteau. La rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs-Manteaux. Ed ecco un'altra canzone tratta da una poesia di questa di Prévert, si intitola Je suis comme je suis, tipica situazione in cui appunto Giulietta racconta di come del suo modo di essere. Trop bien rangé, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés, et puis après,
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais. À qui je plais? Ecco, la musica è di Joseph Cosma, appunto famoso compositore dell'epoca che ha composto molte musiche di poesie poi cantate da Juliette Gréco. E adesso un'altra canzone tratta da una poesia di Prévert, sempre con musica di Joseph Cosma, Les feuilles mortes, molto famosa, canzone di Juliette Gréco, molto molto famosa. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était belle. Tu brûlais aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Je ne crois plus. Ecco, queste le foglie morte di Prévert le parole e sempre Cosmo la musica. Ecco, su questa immagine del viso di Juliette Gréco, stranamente non vestita solo di nero, ma questa è una... è un'immagine, una foto, insomma, lei nelle sue rappresentazioni vestiva sempre in nero. Diceva appunto che, gliel'hanno chiesto in un'intervista, il nero la proteggeva, non veniva mostrata per le sue apparenze, in pratica era neutra come apparenza, ma era per il suo essere interiore che poteva venire rappresentata in questo modo. Il nero la proteggeva. Dicevamo appunto i poeti, eravamo a Prévert, nel 54 poi canta, interpreta una canzone, Coin de rue, de Charles Trenet, e arriviamo nel 57 con una canzone le cui parole sono di Boris Vian. Eccola qua, ve ne faccio sentire un piccolo brano. Quand l'été vient de ma fenêtre sous les toits, j'entends monter du vieux bistrot qui est tout en bas une rumeur pleine de rire et de chansons des polkas canona. Les jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet dans des verres verts, un vin frais. Yeah. Veramente canzoni che raccontano di un'epoca, canzoni che diventano dei quadri veramente. Passiamo ora a un altro aspetto della carriera di Juliette Gréco. Come vi dicevo, Gréco aveva comunque in mente e aveva come aspirazione quella di fare l'attrice. E comunque ci riesce, perché se cercate tra la filmografia di Juliette Gréco vi sono innumerevoli titoli. È rimasta famosa comunque sia in Francia che in Italia e mi ricordo questo sceneggiato per appunto uno sceneggiato francese che poi è stato trasmesso anche dalla televisione italiana, Belle Fagor o il fantasma del Louvre, in cui il fantasma è lei, ma oltre a essere la protagonista dello sceneggiato. Tantissimi sono i titoli
nel 51 da Boom sur Paris di Maurice Canonge, nel 53 La Route du Bonheur di Maurice Labro, nel 53 ancora un film importante perché la farà incontrare con quello che poi diventerà suo marito. Il titolo del film è Quand tu liras cette lettre, il regista è Jean-Pierre Melville, e lei interpreta una suora in questo film. Qui incontra Philippe Lemaire, che diventerà suo marito, si sposeranno poi nel 54, 53-54, e nel 54 nasce la loro figlia, unica figlia. Si separeranno poco dopo comunque. La figlia, dopo una gravidanza abbastanza complicata, nasce Laurence Marie Lemaire, unica figlia di Juliette, figlia che è stata molto vicina alla madre, hanno vissuto in grossa simbiosi per tantissimo tempo. È mancata prima la figlia, purtroppo, della madre, di un cancro un po' di anni, nel 2016 mi pare, un po' di anni prima o anche prima della morte di Juliette Gréco. Torna dopo avere varie esperienze cinematografiche, torna alla canzone, interpretando canzoni di altri di cantautori come Brassens, Ginsberg, Jacques Brel. E adesso ve ne farò sentire qualche breve brano. Ecco, questa è Jolie Môme. Ecco. Questo brano, questo breve video, mi dà l'occasione per farvi soffermare sulla particolare interpretazione e singolare propria di Juliette Gréco. Avete notato come le mani siano protagoniste della sua interpretazione, il suo stile, il suo essere in un abito nero, come sempre, la sua espressione. È, come diceva lei, realmente l'interprete della canzone di altri. Adesso sentiremo un altro brano di Brassens e poi uno di Jacques Brel. Ecco, questa interpretazione molto giovane, Juliette Gréco, di questo testo che si intitola Chanson pour l'Auvergnat, le parole sono di Brassens. L'Auvergnat. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en passe, m'a donné quatre bouts de bois, pendant ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné des fleurs, des croquants, des croquants, les gens bien intentionnés m'avaient fermé là pour retourner. Ça n'était rien, un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Vorrei farvi soffermare sull'appunto il modo di presentarsi di Juliette Gréco, estremamente semplice, non ha gioielli, non è, ha questo trucco molto personale, che poi vabbè diventerà molto comune all'epoca, ma è fondamentalmente una donna semplice, di grande classe, ma semplice, non è appunto ingioiellata. Donna che esprime un grande senso di libertà. Adesso sentiremo un brano di Jacques Brel. Bien sûr, je des arranges, va par amour, c'est la mort folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois, je pris mon envol.
Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Bene. Questa canzone l'avrete sentita probabilmente interpretata da tantissimi altri cantanti, dallo stesso Jacques Brel. Questa canzone è stata scritta, le parole sono di Jacques Brel e la musica è di Gérard Joannest. Cito Gérard Joannest, lo vedrete anche in qualche altro video che vi farò vedere. È una figura importante nella vita di Juliette Gréco, che vi ho raccontato, ha avuto un primo marito, Philippe Lemaire, dal quale ha avuto la figlia Laurence Marie. Poi è stata sposata per parecchi anni, per circa 10 anni, con Michel Piccoli. E ultimo nell'88 ha sposato, poi si è separata da Piccoli, nell'88 ha sposato Gérard Joannest e sono rimasti insieme fino alla morte di lui nel 2016 e hanno lavorato moltissimo insieme. Gérard scriveva la musica, suonava il piano per lei. Vi mostrerò poi un breve passaggio della sua rappresentazione all'Olimpia, perché vorrei farvi vedere come presentava le canzoni che interpretava per dare risalto e far capire proprio che lei era l'interprete, gli autori erano altri. Ecco questo breve brano dell'accordéon. È interpretato da Juliette Gréco, è scritto da Serge Gainsbourg. Qui siamo nel 1983, vorrei farvi notare come Juliette Gréco è comunque sempre lei, la vedrete interpretare sempre con lo stesso stile. Vieux cavalier cruel, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, s'accordait. Et j'ai dit qu'il est le fils, à s'asseoir quand il s'ennuie, j'ai dit vous c'est moi meilleur, s'accordéon. Accordé, 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 l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ecco. Vorrei farvi porre l'attenzione sull'immagine che c'è dietro di me. Sono Jacques Brel, Léo Ferré e Brassens, di cui abbiamo appena sentito appunto qualche brano delle loro canzoni interpretate da Juliette Gréco. Adesso passerei a farvi vedere qualche brano uno dei importanti concerti che ha fatto l'Olimpia, per cui Gréco è diventata sempre più famosa, sempre più internazionale, ha fatto tournée in tantissime parti del mondo, in Italia anche. E è stata anche intervistata ad una vecchia trasmissione televisiva, adesso musica, e ecco, prima del live all'Olimpia, che è del 93, vorrei farvi vedere, sentire qualche brano di questa intervista, in cui Gréco parla anche italiano, in cui racconta un po' del dentro di sé. Con Juliette Gréco si apre la prima trasmissione di Adesso Musica 1974. Juliette Gréco è un personaggio ormai quasi leggendario nel mondo della canzone, un mito che è nato nell'immediato dopoguerra dall'incontro di giovani artisti con la cultura d'avanguardia di quegli anni. I giovani di allora erano Juliette Gréco, Boris Vian, Léo Ferré, i Frères Jacques. La cultura invece era rappresentata da Jean-Paul Sartre,
Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir. Juliette Gréco, dopo aver cantato nelle case buie e fumose di Saint-Germain-des-Prés, che erano i locali dei giovani di allora, divenne ben presto una vedette, mantenendo però il suo atteggiamento aggressivo. Sono passati molti anni, Juliette Gréco è sempre la grande vedette di un tempo. Vediamo se la sua personalità è sempre la stessa. Mon doux nous amants de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, je t'aime. Era la canzone dei vecchi amanti, no? La chanson des vieux amants? Sì, la canzone dei vecchi amanti, che è stata scritta da Jacques Brel e musicata da Gérard Jones, che vedete là al pianoforte. Juliette, in questi ultimi tempi lei è cambiata oppure no? J'ai changé. Cambiata. Diciamo piuttosto che anch'io ho subito una certa evoluzione. Sono la stessa persona, ma sono molte più cose. Conosco molto meglio gli altri. E questo è molto importante. Questo vestito bianco ha un significato particolare per lei, visto che noi la siamo abituati a vederla con degli abiti neri, no? Il nero non è nulla. Il bianco non è nulla. O meglio, sono due colori puri. E questo è un cambiamento esteriore oppure interiore? No, non è esteriore. Ogni cambiamento per me è sempre un cambiamento interiore. Che cosa è rimasto oggi della Juliette Gréco di qualche tempo fa? Molto tempo. Credo di essere sempre io, sempre la stessa persona, un poco più avanti nel tempo. Ma dipende da che punto di vista si considerino le cose. Sono più matura o forse sono più sensibile, forse più inquieta, ma non inquieta internamente verso me stessa. Oggi mi interesso più ai problemi degli altri, meno a quelli miei. Ça m'intéresse. Recentemente lei ha inciso il primo LP con le canzoni italiane. Ha avuto delle difficoltà ad esprimersi nella nostra lingua? È très difficile parce que... Ebbene sì, è stato difficile, molto difficile, anche perché noi francesi abbiamo la tendenza a credere che l'italiano sia facile, invece non lo è affatto. È molto difficile, complicato. Comunque spero che tutti riusciranno a capire il mio italiano. Preferisce cantare in italiano o in francese? On verra. Questo si vedrà. Il giudizio aspetta il pubblico. C'est le jugement. On verra. Ricordo ancora tutto e tu ricordi o no? La stanza sopra il fiume, no? Giovani eroi con un coraggio pieno di fragilità al nostro primo viaggio qui. No, non ripartirò, torno qui. Qui con te. Ecco, questo brano ho voluto lasciarvelo, spezzone insomma di una trasmissione televisiva, lasciarvelo un po' più a lungo, perché fondamentalmente racconta di sé, era una trasmissione per i giovani, la musica dell'epoca, siamo nel 1974. Quindi Juliette Gréco fa le sue tournée, è conosciuta nel mondo, continua ad essere se stessa, questo suo grosso senso di libertà, ma sempre con una dolcezza,
una classe, la giornalista e la, dell'intervista della trasmissione italiana, televisiva italiana, parla di aggressività. Io non trovo che sia molto adeguata questa parola, almeno nella conoscenza che ho io di Joël Greco, non ci sta la parola aggressiva, semmai appunto trasgressiva, e sempre con un certo stile, una certa classe. Adesso la vediamo nel presentare nel 93, per cui insomma ha già una bella età, in un suo concerto famoso all'Olympia, alcune canzoni. Ecco, scusate, era un pezzettino di una canzone di Jacques Trenet. Volevo farvi vedere la presentazione, adesso vi faccio vedere la presentazione di un'altra canzone. Mi scuso se ogni tanto ci sono delle piccole, c'è un po' di confusione nel aprire i file, ma è tutto un po' così fatto da me stessa, un po' casalingo. Un attimo solo, grazie. Appena finito di cantare l'accordeon di Gainsbourg. Avant d'avoir eu vent de vous, en dansant, j'avanais. Le temps à votre avis, qu'avons-nous vu? L'amour de vous à moi, vous m'avez eu. Ecco, stiamo arrivando alla fine di questa presentazione. Volevo darvi qualche indicazione bibliografica, se vi interessa, trovate tantissimo comunque su Joël Greco, ma una biografia di interessante, ce ne sono due di opere di questo giornalista biografo Bertrand de Cales, si intitola Greco, la vie d'une chanteuse. C'è anche la traduzione italiano, mi pare, edizioni Lettere, credo,
ha scritto poi un secondo, questo è del 2002, ne ha scritto anche uno nel 2009, Juliette Gréco, L'invention de la femme libre. Gréco ha anche scritto una propria un'autobiografia che si intitola Jujube, era uno dei nomignoli che lei si dava. Da piccolina la chiamavano anche Tutu. Niente, spero di avervi interessato e di avervi incuriosito sulla storia di questa donna, secondo me molto interessante. Ora vorrei terminare con una canzone che fa parte dell'ultima raccolta e dell'ultimo concerto che ha fatto nel 2015, per cui è nata nel 27, nel 2015 ha fatto un tour partendo da Spoleto, proprio dall'Italia, è venuta poi anche a Milano. Fate un po' i conti di quanti anni aveva comunque nel 2015. Quindi termino questo nostro incontro, questa presentazione, con la canzone Merci. Lei ringrazia il suo pubblico. Grazie per avermi seguito. Merci pour la poésie, le vent, la chaleur. Merci pour le bois, le cerf, le poivre, le miel. Merci, merci bien, quand même, le sang. Merci. Et comment le dire? Merci. La chair. Merci. Pour te plaisir. À voir. Merci. Les jours de colère, l'avenue entière. Merci. Pour les soirs d'hiver, chaleur, lumière. Grazie ancora.